Gaio Valerio Diocleziano era un ex comandante della Dalmazia, proclamato imperatore nel 285 d.C. dal suo esercito. Con l'obiettivo di ricompattare l'unità dell'impero e di ripristinare i fattori di coesione, attuò varie riforme. Innanzitutto, per porre fine all'anarchia militare per il potere, nel 293 d.C., Diocleziano introdusse la tetrarchia. Inizialmente Diocleziano era capo d'Occidente, avendo sede a Milano, e Massimiano in Oriente, con la sede a Nicomedia, con la carica di Augusti. Dopo pochi anni, questa diarchia si aggiunsero due Cesari, Galerio e Costanzo, così da diventare a tutti gli effetti un governo dei quattro. Inoltre l'impero fu diviso in quattro grandi aree amministrative, le prefetture, governate dai tetrarchi, grazie alla collaborazione di altri funzionari, i prefetti. Diocleziano aumentò il numero delle province, da 48 a 104, raggruppandole in 13-15 diocesi, governate dai vicari. Ogni diocesi doveva versare una quota fiscale fissa, garantendo allo Stato proventi sicuri e stabili nel tempo. In aggiunta, l'imperatore suddivise le legioni in unità più piccole. A difesa dei confini, collocò i limitanei, truppe formate anche da elementi germanici, scelta che portò gradualmente alla germanizzazione dell'esercito. Creò un reparto speciale dell'esercito, il Comitatus, costituito da soldati scelti, pronti a intervenire in caso di attacco nelle zone di confine. Il Comitatus era alle dirette dipendenze dell'imperatore. In seguito Diocleziano attuò una riforma fiscale per ottenere le risorse necessarie per gestire l'impero. Egli aumentò le imposte e ne istituì due nuove: la iugatio, una tassa sulla proprietà agricola, e la capitatio, una tassa sulle attività commerciali e artigianali. Diocleziano stabilì anche un calmiere dei prezzi, ossia un prezzo fisso per numerosi prodotti essenziali, per contenere l'inflazione. Per rafforzare l'autorità dello Stato, impose infine che gli Augusti e i Cesari venissero venerati come divinità ed emanò quattro editti contro i cristiani nel 303 e nel 304 d.C.